Beh, sono trascorsi un bel po' di anni, eh? Sicuramente suo padre le aveva raccontato tante volte il perché di questa festa. Infatti mio padre dopo questo miracolo, diciamo, ha fatto un voto e ogni anno in questo giorno, il 25 di settembre, si fa questa festa che poi piano piano è diventata una festa conosciuta. Ma che cosa accadde quel giorno? Gliel'ha un po' raccontato suo padre, uscirono in mare, c'era maremoto. C'era la pesca del pesce spada come in quel periodo e avevano le barche a remi, non c'erano i motori. Ce n'era una sola che era un peschereccio e niente, sono usciti il pomeriggio, hanno buttato le cofie, i palamiti come si vuol dire e il tempo è cambiato un po' velocemente. Nel far sì a recuperare, cercando di recuperare questi palamiti che poi erano lunghe, ci voleva parecchio tempo per raccogliere questi. Il tempo è peggiorato e niente, non ce l'hanno fatta più a rientrare. Si è fatto notte e praticamente il borgo marinaro qui, che erano delle poche famiglie, non vedendolo rientrare, hanno mandato la barca che c'era qui a motore per cercarli, però al primo tentativo non hanno trovato niente. Sono ritornati in porto, tutto il borgo si era riunito alla chiesetta qui a pregare, cercando di... E qualcuno ha insistito a uscire la seconda volta. Però pioveva, vento, c'era una tempesta in corso, per cui era impossibile, era come trovare un ago in un pagliaio in effetti. Però hanno tentato la seconda volta, senza una direzione, senza un'indicazione, così al buio, perché prima non avevano le luci, una barchetta a remi.